Buongiorno cari amiche e amici, bentornati alla nostra ormai tradizionale chiacchierata sul mondo della spada e sull'arte di maneggiarla. Mi è capitato, grazie al mio mestiere, di poter impugnare non solamente, per quanto belle siano, le spade di scena. Questa ne è un esempio. Questa è la copia della spada che impugna Russell Crowe nel film Robin Hood del 2009, quello con la regia di Ridley Scott, un set su cui ho avuto l'onore di lavorare. Mi venne fatta questa copia dal Cavalier del Tin sui disegni originali della produzione del film, gentilmente concessimi. Questa è una spada da rievocazione storica, una spada con una lama robusta, fatta per non tagliare, con il medesimo spessore del metallo dalla punta alla radice della lama. È solida, resiste a molti stress e a molti maltrattamenti, è relativamente pesante, pesa quasi 1,6 kg. Molto bella, fa scena. È una lama modello 12 sulla classificazione di Evart Oakeshott. La lama è circa 81 cm. La spada in totale è lunga 1 metro. È una bella spada del periodo tra il 1100 e l'inizio del 1200. Costruita bene, mantiene una notevole flessibilità. È relativamente inoffensiva, è sempre una sbarra di ferro da 1,5 kg. Ma grazie al mio lavoro ho avuto la fortuna di impugnare appunto delle lame autentiche. Ho nel corso della mia carriera avuto in pugno gladi romani, ho avuto in pugno spade da duello del 5 e del 600, spade vichinghe, spade medievali. E vi assicuro che molto, molto importante per chi insegna scherma storica o combattimento antico poter avere molto chiara qual è la differenza tra l'oggetto vero e la sua pallida imitazione, che è quella che normalmente noi stringiamo in pugno durante le manifestazioni. Mi capitò una storia particolare. Molti anni fa ero in visita dal Cavaliere del Tin che mi fece vedere una spada particolare, una spada in discrete condizioni, ritrovata intorno ai primi anni del 1900, nella soffitta in ristrutturazione di una casa di un vecchio palazzo milanese. La spada in questione era addirittura avvolta in un vecchio tricolore, ma il tricolore primitivo, quello delle 5 giornate di Milano, con tutte le firme a matita di queste persone e con evidenti macchie di sangue sopra questa bandiera tricolore. Avvolto appunto in questo tricolore c'era questa spada medievale. Di lì ho fatto 2 più 2 e ho capito che durante quel periodo di rivolta contro gli austriaci si utilizzò ogni cosa che fosse in grado di provocare un danno al nemico. Appunto, dai forconi dei contadini alle sciabole, alle spade medievali ritrovate chissà dove. Quella spada mi interessò molto. Impugnandola mi diede subito una notevole fiducia, una notevole sicurezza e chiesi a Fulvio del Tin se fosse stato in grado di ricostruirmene una copia identica per me, per il mio studio, per l'uso. Bene, questo è il lavoro che Fulvio mi fece. Questa è la copia identica di questa spada che io impugnai tanti anni fa. Le prime differenze rispetto a una spada di quelle che noi utilizziamo stanno nel peso e nella bilanciatura. Questa spada, quella autentica, pesa quasi 3 etti in meno rispetto alla sua copia. La lama non è più di spessore uniforme, dalla radice alla punta, bensì è più spessa alla radice e mano a mano
si affina verso la punta. La flessibilità è eccezionale. La bilanciatura, per quanto lievemente approvata, teniamo conto che le spade medievali erano utilizzate quasi soprattutto a cavallo e quindi devono essere in grado di tranciare dall'alto di un cavallo verso il basso, la manovrabilità